ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ripartiti, la Samba è tornata ad allenarsi per preparare lo sprint finale in campionato ed è come essersi lasciati alle spalle il terzo atto della stagione. I 4 punti in 7 gare della gestione Massimo Donati, gli 8 in altre 7 di Mauro Antonioli. Sono invece appena andate in soffitta 14 partite con Sante Alfonsi e Stefano Visi in panchina. L'ultima a Castelnuovo giovedì scorso quando si è stoppato il filotto da 13 risultati positivi, bottino da 27 punti. La sconfitta ha fatto rumore dopo 4 mesi quasi da illibati. Restano 6 partite da giocare alla Samba e naturalmente la prossima, il recupero di mercoledì col Vasto Girardi, è cruciale in proiezione playoff. L'obiettivo rimasto è rossoblù in quest'annata scattata in ritardo e proseguita con una rincorsa continua. Intanto, mercoledì si giocherà alle 18 anziché alle 15, sarà ufficiale domani alla riapertura degli uffici della Lega Nazionale Dilettanti. L'accordo con il Vasto Girardi era già stato raggiunto, manca solo la ratifica da Roma. Tappa fondamentale perché con una vittoria i rossoblù si porterebbero a un punto dai playoff, dando un senso al finale di stagione. Con una pausa in mezzo per consentire la disputa degli altri recuperi. Dopo il Vasto Girardi, il Notaresco il 24 aprile, sempre a Riviera delle Palme. Quindi lo stop e la ripresa dell'8 maggio, con la terza sfida casalinga di fila, stavolta col Monte Giorgio. L'11 trasferta a Tolentino contro l'ex Mosconi, ora secondo. Il 15 maggio a Riviera contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano e il 22 la trasferta di Pineto. Una alla volta. Alfonsi e Visi hanno chiesto alla squadra un altro spirito dopo i peccati di supponenza di Castelnuovo. Col Vasto Girardi squalificato Lorenzoni, fuori anche gli infortunati Cum e Abrandini. È tutto pronto per la volata finale.